Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi mi trovo a Campo Imperatore, nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Quello che c'è dietro di me è il centenario. Praticamente si tratta della catena orientale del massiccio del Gran Sasso, dal Monte Camicia fino al Vado di Corno praticamente. E poi dietro le nuvole, anzi sotto le nuvole, c'è il Corno Grande. Veramente forse queste sono tra le montagne più belle dell'Appennino. E sono tornato al Gran Sasso perché, come potete vedere da soli, la situazione ormai è praticamente estiva. Infatti la neve si è sciolta dal... non è che ne abbia fatta tanta quest'inverno, però negli ultimi tempi, magari più verso la primavera, un po' di neve era scesa ed è ormai rimasta solo nei canaloni lì sul Corno Grande. Potete... no, non si vede dalla videocamera, però sicuramente c'è un po' di neve nei punti più riparati dal sole. E il piano di oggi è quello di raggiungere il Monte Aquila, se ce la farò, non lo so, perché dipende tutto dalle condizioni del meteo. Ci sono delle bellissime nuvole e spero che mi consentano di effettuare delle belle fotografie durante l'escursione. Non ho portato con me una borsa fotografica, ma uno zaino da escursionismo. E con me ho appunto questo unico obiettivo, il 1680, che però ha una bellissima escursione focale. Con questo cercherò di raccontare l'escursione di oggi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video, mettete un like qui all'inizio così per incoraggiamento, perché quella di oggi sarà veramente una bellissima escursione. Circa 40 minuti si raggiunge il rifugio Duca degli Abruzzi, che è quello lì, ad una quota di 2388 metri, è quello che mi ricordo. La partenza invece, dove ho lasciato l'auto, è ad una quota di 2130 più o meno, per cui la salita insomma sarà intorno a 250 metri di dislivello. La salita appunto è stata un po' ventilata, devo dire la verità, e qui ho trovato un punto un po' più riparato dove è possibile anche parlare con la videocamera. Il piano di oggi pomeriggio è quello di raggiungere il Monte Aquila, che si trova lì oltre quelle gobbe. Quello è il Pizzo Confalonieri, una volta io lo chiamavo l'anticima est del Portella, comunque questo è il nuovo nome. Per raggiungere il Monte Aquila si segue il sentiero che corre qui dal rifugio Duca degli Abruzzi, anche se in realtà il sentiero più corto è quello che si attacca lì dietro alla sella di Monte Aquila. Però a me piace sempre passare di qua, perché veramente il panorama che si vede una volta scavallato qui, raggiunta la cresta, è veramente incredibile. Cioè il Pizzo di Intermesoli, che oggi poi tra l'altro è coperto dalle nuvole, cioè si copre e si scopre, per cui è veramente uno dei soggetti fotografici che preferisco in questa zona. Va bene, io ho messo un cappello da sole perché mentre durante la salita il sole è stato per fortuna un po' nascosto, qui ogni tanto esce fuori ed è il sole di giugno ormai, per cui è piuttosto caldo e diretto. Io mi incammino e cercherò di raggiungere la meta che mi sono prefissato. Thank you.
poco tempo ho raggiunto la sella di Monte Aquila, infatti sono proprio nei pressi, lì da quella parte si trova l'incrocio di sentieri che arrivano da Campo Imperatore, dal rifugio Duca degli Abruzzi e poi si diramano verso il Corno Grande, la Val Maone e insomma le montagne più belle della zona. Ho scattato diverse fotografie, non so se le vedremo scorrere durante il video, magari in una carrellata finale alla fine del video. Per ora devo concentrarmi un po' sul sentiero. Guardate, il Monte Aquila è proprio quello lì, quella gobba che si trova lì davanti a noi, e il sentiero già da qua si intuisce perché è quella stradina brecciata che sale, quindi passa sotto al Corno Grande, poi sale sulla cresta del Monte Aquila fino alla vetta. Da qua saranno circa 40 minuti, forse qualcosa di meno, qualcosa di più, dipende da quante volte mi fermo a fotografare. Il sentiero è abbastanza semplice, però le condizioni sono un po' ventose, per cui non so dove potrò fermarmi la prossima volta a parlare con voi. Per adesso prendo i bastoncini e mi incammino verso il Monte Aquila. Circa 40 minuti dalla sella di Monte Aquila ho raggiunto la cima della montagna, 2494, quasi 2500 metri. La situazione è questa qui, guardate, la neve non ce n'è molta, giusto nei canaloni, lì verso il bivacco Bafile che è stato quelle parti in là, e la temperatura devo dire che è gradevole perché giù, diciamo sulla costa, in pianura oggi c'erano quasi 34 gradi, per cui vi posso garantire che il fresco di questa sera è veramente il benvenuto. Ed io mi tratterrò brevemente qui sopra, sulla cima del Monte Aquila, a scattare qualche fotografia, così qualche foto ricordo più che altro. In questo momento la situazione non è molto interessante, c'è un forte controluce e soprattutto ci sono delle nuvole, del vapore in sospensione nell'atmosfera, per cui la situazione non è molto bella a livello fotografico. Sarà meglio trovarsi in prossimità del tramonto alla sella di Monte Aquila, da quella parte lì, così scatterò delle fotografie e poi velocemente prenderò il sentiero che scende fino a Campo Imperatore. Guardate, da quella parte lì si riesce anche a notare, c'è uno zig zag e poi si passa sotto il portello e scende giù al piazzale di Campo Imperatore. E da questo punto riesco a scorgere anche la macchina parcheggiata al piazzale. Questo qui è un sentiero davvero molto bello perché in pochi chilometri ci connette veramente alla montagna, al Gran Sasso. Ok, adesso io mi metto al lavoro, scatto qualche fotografia e noi ci vediamo lungo la via della discesa.
Sto scendendo velocemente dal Monte Aquila. Il vento, per fortuna, si è un po' calmato. Allora, Monte Aquila lì sopra, c'è la vetta oltre quel colle, e presto mi troverò alla sella dove si intercetta il sentiero che scende giù a Campo Imperatore. Da quella parte si vede la struttura. Con grande sorpresa, però, lungo il sentiero che devo percorrere c'è un camoscio fermo proprio sulla cresta, e quasi quasi mi dispiace andare a disturbarlo. Vabbè, dovrò tornare a casa in qualche modo. Però prima di andare via voglio scattare una fotografia con l'obiettivo quasi grandangolare, con diciamo un equivalente di un 50 mm, quindi quasi tra il grandangolare e l'obiettivo focale normale, per realizzare uno scatto del camoscio però ambientato nel suo ambiente naturale, qui tra le montagne del Gran Sasso. E mentre ci avviciniamo al tramonto, purtroppo le bellissime nuvole che c'erano qui a Campo Pericoli si stanno dissolvendo, per cui il sole, come potete immaginare, tra poco scenderà dietro il pizzo di Intermesoli. Sì, c'è qualche ciuffo di vapore, però veramente credo che non valga la pena di trattenersi oltre il tramonto, anche se vado contro la regola principale della fotografia di paesaggio, ovvero rimanere sempre oltre il tramonto. Però devo considerare anche che mi rimane una strada, un sentiero abbastanza semplice, però comunque da fare nel buio, e quindi preferirei scattare delle fotografie al camoscio. E poi comunque sono già contento con le fotografie realizzate nel pomeriggio con quelle bellissime nuvole qui a Campo Pericoli. Mi sto spostando abbastanza silenziosamente verso il camoscio, che rimane fermo sulla cresta, perché è una loro caratteristica quella di fermarsi a guardarti. Si fermano, cercano di capire se sei una minaccia o no. Ci sono due o tre camosci in realtà, e sono proprio qui sotto. Ce n'è anche uno piccolino. Io non so se si riesce a vedere, ma c'è ancora un camoscio lì e mi sta in qualche modo aspettando. E ce ne sono altri qui sotto. Guardate, ce n'è uno lì, ma è veramente camuffato con l'ambiente. Devo cercare di scattare questa fotografia, perché veramente è un momento molto raro e preziosissimo. E purtroppo anche questa bellissima avventura è finita. Mi trovo ormai alla sella di Monte Aquila. Il sole sta scendendo tra il Monte Corvo e il Pizzo Intermesoli da quella parte. Forse mi tratterrò, visto che ci sono, proprio nel momento in cui il sole si nasconde dietro le montagne, per vedere se riesco a scattare una fotografia come il mio solito, con l'effetto a stellina. Quindi non credo che mi tratterrò oltre il tramonto, perché sono già davvero molto contento, perché l'avventura di oggi si è trasformata così verso la fine in un bellissimo incontro con dei camosci. All'inizio sulla cima del Monte Aquila ce n'era uno in disparte che, insomma, l'ho notato, ma anche se era in ombra ho cercato di fotografarlo. E poi qui veramente bellissimo, una famiglia di camosci qui su questa cresta che era sul sentiero e quindi si è lasciata fotografare fino all'ultimo. Poi naturalmente se ne sono andati. Ho utilizzato un obiettivo non adatto alla caccia fotografica, diciamo così, agli animali selvatici, però sono riuscito forse ad ambientare questi animali proprio nel loro ambiente naturale, proprio una fotografia ambientata, diciamo così. È stato davvero un momento molto molto bello, forse irripetibile. Il sentiero che devo percorrere per tornare alla macchina
parte lì, circa 50 metri, c'è un bivio, scende, il primo tratto è anche abbastanza ripido, bisogna prestare la massima attenzione, poi c'è un sentiero che scende a mezza costa e in circa 30 minuti si arriverà a Campo Imperatore. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi accompagnato sulla cima del Monte Aquila, qui al Gran Sasso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video fotografici ed escursionistici. Mettete un like e lasciate un commento, io leggo tutti i vostri commenti e rispondo praticamente a tutti quanti. Chi volesse sostenere il canale in maniera attiva può farlo utilizzando la pagina che ho aperto su Buy Me a Coffee. Nella descrizione a questo video ci sono tutti i dettagli. Qui, dal Gran Sasso, da Campo Pericoli, da questo bellissimo tramonto, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!